che lo ha colpito, era in dubbio fino all'ultimo, tra l'altro José María ha stretto ovviamente i denti. Ci prova la Fiorentina con Maggio, prova a infilarsi in area di rigore, perde il contatto con il pallone, ne approfitta Fabiano. Manfredini rischia il dribbling, ne approfitta Maggio, attenzione, Maggio, il suo cross, Fantini rete! Sul secondo palo gli ha messo un cross come ovviamente non poteva sbagliare di testa, e Fantini ancora lui una volta batte imparabilmente Calas. Sicuramente un gol importante, vista anche che siamo all'inizio del secondo tempo, quindi la Fiorentina potrà giocare ancora una volta più con tranquillità e con più fiducia. Sicuramente errore in questo caso di Manfredini, che è costato ovviamente il gol alla squadra umbra. Esplode l'Artemio Franchi, esplode Firenze per il gol di Fantini al secondo minuto, protagonista indimenticabile. E se dovesse finire bene per la squadra viola, se lo ricorderanno in molti, Enrico Fantini, classe 76, così come c'è scritto sul suo numero di maglia, così come c'è scritto sulle sue spalle, la gioia di Secas, già qualche lacrima, 1-0.